corso delle puntate di Stand Up, Gip e Miki hanno attraversato posti meravigliosi, vedendo panorami senza precedenti, riempiendosi il cuore di ricordi sole e irripetibili esperienze. Come quando sono stati in California. Oppure nel Grand Canyon. O ancora in Messico. Ma l'esperienza più memorabile li attendeva una volta passato il confine del Guatemala. Di qualcosa. Eccoci in Guatemala. Guardate che spettacolo di zebre. Benvenuti in Guatemala. Viva! Cosa è successo? È successo che questa era la strada che passava di là ed era un ponte, credo. Era un ponte? E stava un ponte? Però molto velocemente alla fine hanno fatto la strada che passa tutto intorno di là, tagliando quei campi là. Povero quel contadino. Che è qua con noi. È questo signore qui che adesso lo presentiamo. Si può parlare per conto del campo, del campo. Ah, Nosotros podemos cultivar ese producto. ¿Tiene la Air Mosha? ¿Ah? ¿Tú tienes la Air Mosha como...? ¿Cómo dice capua? Capua. Capra? Prueba a dire 33 trentini. Proviamo a dire primera 33. 33. Ah, 33. Bueno, 33 trentini. 33 trentini. Bravo, bueno. 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. 33 entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. There goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Heisenberg. Dove stiamo andando, Michele? Stiamo andando al lago. Come si chiama questo lago, Michele? Si chiama il lago. Ed è il lago più bello del mondo. Non sa come si chiama questo lago. Come non ce l'ho appena detto? Appena detto. Dov'è eri, scusa? Vuoi che te lo ridica? Sì. Questo lago si chiama il lago. Ed è il lago più bello del mondo. Talmente bello che quando uno ci va rimane a bocca aperta e si riempie di amore dentro di sé, che la persona che ha di fianco a un certo punto si innamora, ho capito? Allora un sacco di coppiette sono andate al lago e ci sono... Cosa hai detto? Erano gli anni 60. Dove cazzo parli? Con questo microfono. Ah. Poi gli anni 70. E in America nascevano i cosiddetti figli dei fiori, ovvero gli hippies, quelli colorati, con i capelli lunghi, la barba, con i cartelli di protesta, peace and love, no war in the world, l'amore libero, i film Easy Rider, tutti nudi, si scopa, droga, l'erba e via. Che figata! Allora, cosa hanno fatto un gruppo di questi hippies negli anni 60, fine 70, 68, 69? Mica stupidi,
si sono trasferiti qui in Guatemala. Si sono trasferiti dagli Stati Uniti e dall'Europa per venire ai bordi di questo lago, che è uno dei laghi più belli del mondo, dove la gente si innamora. Il lago Atitlán. In questo laghetto Atitlán loro hanno fatto una piccola comunità, una comunità di hippies. E allora ora abbiamo deciso, abbiamo capito che questo è stato un ottimo motivo per to stand up, per alzarsi in piedi, andarsene via da casa propria e venire ad abitare qui. Ma questi l'hanno fatto 40 anni fa e non sono più tornati, alcuni di loro sono morti qui, hanno avuto figli e i figli dei loro figli hanno avuto figli, no, e vivono ancora qui. Sì. Però io mi chiedo, perché proprio qua? Perché è un posto che dà amore questo, e lì sì, si sa, vivono di amore principalmente. È vero. Sì? Sì? Che... Tu es la niña de uno hippie? Sì. Tu es feliz porque está muy, muy pace, muy amor libre, ¿verdad? Sì? Sì. Ah, está l'amor libre aquí. Ah, che bueno. ¿Quieres fare un po' di amor libre con Miki? Con mí? ¿Te gustaría fare un poquito de amor libre con mí? Es que nosotros somos tranquilos porque somos cristianos, soy evangélico. Perdón, ma tu has comato un trip ahorita? Sì. Sì? Come desayuno. Ah sì, come desayuno. Io mi chiamo Chip. Chip. Rosario. Rosario. Tu es de Napoli? Miki. Miki. Mucho gusto, Rosario. Sí. Tu es de Napoli? Rosario. Rosario. De Napoli. Tiene un hermano che si chiama, o un'hermana che si chiama Pasquale? No. Antoniuccio? No. No, Antoniuccio. Solamente a ti? Tonino, Tonino. Antonio. Antonio, ah, ecco. Tonino. Tu hablas un pochito di italiano? Un pochito. Che sì, bueno. Italiani, brava gente, italiani dal cuore d'oro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Italiani, brava gente, italiani dal cuore d'oro. L'Italia...